Io sono Luca Elte e oggi vi vorrei parlare brevemente di quello che è il lavoro del laboratorio Sissa MATLAB. E il laboratorio è un laboratorio diretto dal professor Antonio De Simone che si scusa per non poter essere qua perché purtroppo ha impegni di ricerca all'estero, in questo momento si trova a Cambridge e mi ha chiesto di presentare il laboratorio al posto suo. Chi è il laboratorio? Chi siamo quelli che lavorano nel laboratorio Sissa MATLAB? Il laboratorio Sissa MATLAB è un laboratorio dedicato alla comunicazione, al dialogo tra la matematica e le applicazioni. Dialogo che noi non intendiamo solo come un dialogo interdisciplinare, quindi tra la matematica e le altre scienze di base, ma dialogo inteso anche e soprattutto come dialogo tra la matematica e le aziende del territorio. Quindi noi abbiamo un occhio di riguardo per quella che è l'industria del territorio, in particolare, essendo nel Friuli Venezia Giulia, l'industria del territorio del Friuli Venezia Giulia. La nostra idea è che la matematica possa essere usata come una lente di ingrandimento per osservare all'interno dei fenomeni fisici che apparentemente non hanno molte cose in comune l'uno con gli altri. Quello che differenzia un matematico da una persona che non è un matematico è la capacità di riconoscere quelli che sono i modelli che descrivono fenomeni fisici diversi e trasferire le conoscenze da un modello all'altro. Quindi l'idea, in un certo senso, che spinge la nostra ricerca è che la conoscenza matematica è mobile e che l'innovazione matematica è trasferibile da un progetto all'altro. Ora vorrei brevemente presentarvi una carrellata di quello che facciamo nel nostro laboratorio, giusto per darvi un'idea. Il laboratorio, questo è uno dei primissimi lavori che abbiamo fatto ed è un lavoro sulle superfici idrorepellenti. L'idea parte da un'osservazione molto bella, è un'osservazione sul fiore di loto. Il fiore di loto è un fiore che è considerato sacro in molte religioni orientali perché rimane pulito nonostante l'ambiente in cui viva è un ambiente melmoso e paludoso. Il motivo per cui riesce a rimanere pulito, per cui le sue foglie riescono a rimanere pulite, è semplicemente perché la superficie delle foglie è ricoperta di una piccola pellicola di cera, che è idrorepellente, e oltre a questo è ricoperta di piccole asperità. Quindi una goccia d'acqua che cade su una goccia di fiore di loto, su una foglia di fiore di loto, rimane sospesa sopra il fiore di loto come se fosse un fakiro su un letto di chiodi. Rimanendo sospesa, rotola via e trascina con sé la sporcizia, lasciando il fiore di loto pulito. Naturalmente, questo effetto, se riprodotto al contrario, cioè se invece di avere una superficie che è idrorepellente, si ha una superficie che è idroattraente, come quella che vedete in basso qua, si ottiene l'effetto contrario, cioè si ottengono superfici super idrofobiche o super idrofiliche, semplicemente aggiungendo delle asperità sulla superficie, asperità microscopiche. L'effetto, naturalmente, è molto bello dal punto di vista artistico. Qui vedete una goccia matematica che evapora e dopodiché viene assorbita da questo materiale super idrofilico, ma ha anche delle grosse applicazioni industriali. Immaginate, ad esempio, di utilizzare un panno, tra virgolette, di carta, che in realtà non sarà carta ma è un materiale polimerico, che è composto da una superficie tipo super oleofilica, quindi una superficie che sia molto attraente per l'olio. Questo può essere usato per pulire i mari dall'inquinamento dovuto per esempio agli sversamenti di petrolio all'interno del mare. Quindi questa è un'idea di quello che noi facciamo. Cerchiamo di ispirarci a quelle che sono le soluzioni della natura, studiarle più approfonditamente possibile e poi trasferire la conoscenza imparata dalla natura sull'industria, sulle applicazioni industriali. Un altro esempio tipico di questo tipo di soluzioni è i micronuotatori sia naturali che artificiali. L'idea è quella di studiare come si comportano organismi unicellulari, come si muovono e come nuotano organismi unicellulari, per poi applicare queste conoscenze a nuotatori artificiali. Naturalmente quello che vorremmo fare ha delle grosse implicazioni mediche, cioè costruire nuotatori artificiali microscopici in grado di nuotare all'interno del corpo umano, che siano in qualche modo utilizzabili sia in ambito medico, sia in ambito diagnostico che in ambito operativo, quindi volendo fare delle piccole operazioni. Naturalmente stiamo parlando di fantascienza ancora, siamo molto lontani dal raggiungere questo obiettivo, perché attualmente esistono robot artificiali della grandezza di un capello, sono alimentati con batterie grandi come un tavolo, per cui è difficile collegare le due cose insieme. Allora, in queste slide vedete uno studio preliminare su nuotatori naturali, e in particolare si tratta dello studio di un'alga marina molto, molto comune nei nostri mari, nell'Adriatico. Quest'alga si chiama Eutreptiella, e il nostro studio parte dall'osservazione al microscopio, quindi il filmato che vedete in alto a sinistra è un filmato preso al microscopio. Una volta ottenuto un filmato al microscopio, quello che viene fatto è si digitalizza l'immagine.
nella versione in basso a sinistra, la si raddrizza e poi si ottiene una descrizione matematica di quello che è il nuoto del microorganismo. A questo punto entra in gioco la matematica e la modellistica, che fa delle ipotesi su come avviene la deformazione superficiale di questi oggetti, e grazie a queste ipotesi riesce a descrivere sia la deformazione completa del nuotatore, quella che vedete in alto qua a sinistra, sia il suo avanzamento idrodinamico nell'acqua, quindi sia quello che succede all'intorno del corpo idrodinamico. Naturalmente queste sono osservazioni che non si possono fare semplicemente guardando il microscopio, per cui in questo senso la matematica diventa il microscopio del XXI secolo, è in grado di osservare delle cose che la biologia da sola non è in grado di vedere, ed è in grado di fornire delle direzioni in cui andare a ricercare alla biologia, che altrimenti sono di difficile applicazione all'atto pratico. Dal punto di vista industriale questo ha delle conseguenze, cioè ci dà la capacità di, diciamo così, ragionare anche su altre tipi di applicazioni, quindi sempre in ambito fluidodinamico le stesse tipi di strumenti che si sviluppano per studiare il nuoto degli organismi si possono usare per studiare l'avanzamento degli scafi all'interno, gli scafi sull'acqua. Questo è uno dei progetti industriali in corso del laboratorio Sessa MATLAB, e in particolare noi da diversi anni collaboriamo con il DITENAVE, che è il distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia, e questo è uno dei progetti che abbiamo in corso con il DITENAVE. Questo è il progetto OpenShip, il cui scopo è quello di utilizzare tecnologie open source per stimare le caratteristiche e per riuscire a fare previsioni di prestazioni idrodinamiche delle carene e degli scafi navali. Il compito della SISSA in questo ambito è quello di costruire software innovativi in grado di adattare automaticamente le mesh, renderle più fitte laddove le onde sono più ripide, per esempio, e con software di questo tipo si ottengono risultati molto simili a quelli dei software commerciali a una frazione del costo computazionale. Lo scopo ultimo per fare questo tipo di lavori è naturalmente quello di ottimizzare la forma degli scafi per avere il miglior scafo possibile che in termini di consumi e di prestazioni. Naturalmente queste sono tecnologie molto difficili e sono cose molto delicate, e tecnologie simili sono utilizzate ad esempio anche in ambito biomedico. Quindi l'ottimizzazione di forma degli scafi può essere fatta usando le stesse tecnologie usate in biomedica, e anche qui la matematica trasferisce le conoscenze da un lato all'altro con molta semplicità, perché le equazioni che descrivono le cose sono le stesse. In questo caso le caratteristiche di questo tipo di simulazioni sono quello che si vuole fare in questa slide è ottimizzare la forma di un bypass coronarico, quindi dare degli strumenti quantitativi al dottore che sia in grado di scegliere quale tipo di bypass coronarico effettuare su quale paziente e cercare di farlo in maniera da ottimizzare i flussi all'interno delle coronarie a fine dell'operazione. Naturalmente questo è un calcolo che, se uno volesse fare in maniera tradizionale, impiegherebbe qualche settimana. Quindi stiamo parlando di un calcolo che ci vuole una settimana per farlo. Questa cosa è incompatibile con quelle che sono le esigenze di un medico, che ha bisogno di fare l'operazione nel giro di minuti, ore. Per cui si è introdotta una tecnica, di cui sono esperti l'ingegner Rozza, l'ingegner Quartenoni e l'ingegner Manzoni, che è una tecnica di separazione in due parti dei calcoli, che si chiama calcolo offline-online, e in cui una prima parte molto complessa e molto costosa viene fatta su supercalcolatori e si fa un database di simulazioni su tantissime geometrie diverse di aorte, quindi di tipologie possibili per i pazienti specifici. Dopodiché il medico, dal suo tablet, dal suo personal computer, dal suo PC o dal suo telefonino addirittura, può mandare le immagini dell'aorta, quindi lo scan dell'aorta, offline, quindi lo fa attraverso un collegamento online, e ottiene risultati nel giro di qualche secondo invece che di qualche settimana. Questa è un'innovazione tecnologica molto importante e consente di risolvere problemi che sono inattaccabili altrimenti in tempi stretti. Quello che è il nostro obiettivo in questo momento è applicare le stesse identiche tecnologie non alla parte cardiovascolare, per esempio allo studio dell'aorta, ma allo studio dell'industria, quindi allo studio dell'ottimizzazione degli scafi delle navi. Ultima slide, quindi l'ultima presentazione, sono lavori dedicati ai nuovi materiali. Allora, in questo caso i nuovi materiali sono polimeri e gel attivi. I polimeri e gel attivi sono oggetti che reagiscono agli stimoli esterni attraverso deformazioni. La novità rispetto ai materiali standard sono che questi polimeri reagiscono con deformazioni molto grandi agli stimoli esterni, ad esempio luce o elettricità o variazione salina in un composto. Quello che vedete in questo filmato, ad esempio, è una
diciamo così, una barretta di un polimero attivo. Questa barretta di polimero attivo reagisce a radiazioni luminose di colore diverso. Quindi se viene illuminata con un certo colore si piega in un verso, se viene illuminata con un altro colore si piega nel verso opposto. Quello che noi facciamo dal punto di vista matematico naturalmente è la modellistica, quindi noi facciamo la simulazione di questo e cerchiamo di capire quali sono i meccanismi che portano le cose da un lato all'altro. E naturalmente l'applicazione più naturale che viene in mente per questo tipo di materiali è quella della costruzione di muscoli artificiali. E questo dovrebbe essere fatto per utilizzando magari altro tipo di stimoli, cioè lo stimolo elettrico anziché lo stimolo visivo o lo stimolo di temperatura. Allora, il laboratorio è un laboratorio diretto dal professor Antonio De Simone, il presidente del comitato scientifico è il professor Alfio Quarteroni, e siamo una decina di ricercatori, di cui due a tempo indeterminato, il professor Antonio De Simone e io, e altri 8 o 7 a seconda del giorno in cui si guarda, che sono a tempo determinato e sono assegnisti di ricerca e postdoc impegnati in tutti i progetti che avete visto precedentemente. Grazie mille per l'attenzione.